Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra vittoria al Colosseum e ne sono piacevolmente sorpreso, perché da bambino ne avevo molta difficoltà e sono contento di rigiocare questi giochi con una conoscenza molto più aggredata di quando ero piccolo, insomma. Allora, siamo di nuovo qui a Tolby, come vi dicevo, perché ho deciso di riuscire a prendere gli oggetti qui alle slot machine. Dobbiamo puntare... Ah, tra l'altro devo andarmi anche a curare. Dobbiamo andare a puntare a degli equipaggiamenti. E per puntare a quegli equipaggiamenti dobbiamo sfruttare tutti quanti i biglietti che abbiamo, ovviamente. Ne abbiamo 26 più 2, 28. Questo vuol dire che abbiamo all'incirca 5-6 tentativi per riuscire a prendere degli oggetti che ci servono. Quello che a noi serve sono gli scarponcini. Io la tenterei così. Così risparmiamo anche qualche biglietto ogni giro. Yes! Almeno il vestito l'abbiamo preso, dai. Almeno quello. Una camicia di seta, che bello. La giubba da corsa. Però renderebbe già più veloce Ivan, che già è qualcosa di meglio. Peccato che a me tutto quello che serve in realtà è gli scarponcini. Yes! I primi scarponcini che otteniamo, finalmente. Stivali caldi, che ovviamente non sono ciò che ci serve. Noi dobbiamo puntare a un altro premio. Premio che si ottiene purtroppo dopo aver ottenuto il primo. Ma che culo, io stavo guardando in quello sotto. Stavo puntando a quella sotto. Stivali lesti, yes. Che sono buoni per carità, ma non erano quello che volevo. Yes. Benissimo. Stivali caldi, di nuovo, ma che palle. Doppio addirittura. Una sola scarpa e 4 lune e 3 maglie e 2 lune. Quindi la giubba da corsa e le scarpe quali mi dai? No, sono ancora quelle leste. Cacchio, erano buone. E questa era buona. Non le voglio le magliette. In realtà una sì. Ce n'è una che mi serve, ma non al momento. Però la camicia di Mithril è buona, cavolo. La camicia di Mithril è buona. Quando ricevi qualcosa di buono, ma non è quello che volevi. 180 difesa e PS. Niente, dobbiamo riprovare. Alla prima, bene. Hyper stivali. Alla prima, sì. Fantastico. Difesa e brutti colpi. L'agilità è buona, ma i brutti colpi is better. E quindi lo attiviamo prima su di noi, visto che abbiamo un po' meno difesa. Guarda noi, siamo già con due equipaggiamenti verdi. Che culo alla prima questo giro. E ora è tutta questione fortuna, purtroppo. Yes, altri stivali. Stivali lesti, vabbè, in realtà non mi dispiacciono, ma ovviamente dopo aver ottenuto gli hyper stivali è più difficile ottenere il resto. Subito, così, rapida questa. Questo giro è stato bellissimo, proprio pam, stivali. Oh, mi va bene. E ti dirò, vorrei prendere un altro stivale, che sia questo qui o questo qui, mi è indifferente. Sarebbe meglio questo, ma mi va bene anche questo qua, perché questo non è niente di eccezionale. Allora, gli hyper stivali li diamo a Garrett, ovviamente. Questi qua lesti li diamo 171, 116, li diamo a lei per adesso. Che poi sta anche bene, tutta azzurra lei. Però ci siamo, eh. È incredibile, non mi aspettavo che ce l'avremmo fatta così. Quindi salviamo, visto che nonostante abbiamo sprecato un po' di biglietti, comunque due hyper stivali ce li siamo presi. Abbiamo altri 8 biglietti, vediamo cosa esce fuori. Uff, che culo con un solo biglietto, dai. Sì, hyper stivali, super il culo. Scusatemi, ho esagerato. E beh, in realtà potremmo puntare anche a un quarto hyper stivale, ma con il pretesto di portarlo poi in lo stage. Tentiamo la fortuna un'altra volta. Yes, andata. Che cosa mi esce fuori? Stivali lesti. Ok, in realtà va bene anche questo. Dai che mi esce un'altra volta lo stivale. Su, 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 su. Buona questa, dai, ti prego.
pure all'ultimo, pure all'ultimo, tutti su per il culo, iper stivali, e dai! Scusatemi, però con questo ci siamo assicurati veramente la Madonna, ci siamo assicurati. Allora, che nella realtà poi sarebbe più utile in realtà dare gli stivali rapidi a Ivan, sai? L'importante è aver ottenuto anche gli iperstivali. E tutto il resto, ovvero gli stivali caldi, li buttiamo via. O meglio, li vendiamo. Vediamo quanto ci facciamo. Ci facciamo 900 monete, wow. Addio per sempre stivali caldi. Che bello aver ottenuto già 4 iperstivali. Sia le fontane sia le slot sono state veramente meravigliose. Ce ne andiamo a riposare e finalmente possiamo dirigerci alla prossima meta. Però vorrei incontrare almeno un nemico. Vediamo se va già alla prima. Abbiamo 2 iperstivali. Allora, il colpo critico è andato. E Garrett ha attivato rischio letale. Mua. Meraviglioso, meraviglioso. Comunque, possiamo finalmente passare? Ti stavo aspettando, Geco. Dobbiamo andare subito al faro di Babi. Ah, con me proprio? Ti immagini se combatteva anche lui? Non credo ci sia più nulla da fare in queste zone o da visitare. Però c'è un gorilla rosa. Wata! 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 Oh, un solo nemico e neanche un colpo critico, ma siamo contenti lo stesso. Purtroppo dobbiamo un attimo rifinire nuovamente Ivan, perché in questa condizione non è per nulla ottimale. Proviamo a iniziare a girare le combinazioni. Quindi in questo modo abbiamo un ninja, un furfante, un medium e un anziano. Il tutto è dato più che altro dal fatto che non abbiamo ancora tutti i Digin a disposizione. Ce ne serve almeno ancora uno di ogni tipo, almeno per avere 3 e 3 di ognuno. Comunque, vediamo come gira così. A questo giro ci sono anche le volpi rosa. Attacco 313, 252, beh, 216 e 153. Vediamo quanto fa Ivan con Giga Saetta, allora. Ok, non è altissimo il danno, ma poteva andare peggio. Poteva essere molto peggio di questo. Ecco fatto. Siamo arrivati a Suhala. Abbiamo crescita, certo che ce l'abbiamo. E molto probabilmente... Allora, lì c'è una cesta. Ma perché queste tempeste attaccano gli umani? È come se le tempeste di sabbia fossero vive. Gli adulti dicono che le tempeste attaccano la gente. Ma come fa una tempesta di sabbia ad attaccare qualcuno? Dentro queste ceste non c'è nulla, ma in questa qui c'è... Scusami, ho visto brillare. Ah, ecco. Wow, 5 monete. Meraviglia. Anche in quella cesta c'è qualcosa. Tac. Tac. Abbiamo trovato un'altra moneta di gioco. Benissimo, e dentro questa cesta troviamo... una noce dura. A hard nut. Ma poi sta acqua viola? I soldati di Tolby hanno incontrato la tempesta di sabbia. Sono morti quasi tutti. I sopravvissuti sono ora in quella casa. Uela, soldato. Yotem. Voi soldati dovete dirigervi al faro di Babi. Yotem, che ci fai qui? Babi ha ordinato di andare al faro insieme a Geco. Avete scortato Sara Lali, vero, no? No, abbiamo maledetto Tolby. Che è successo a Sara? Dov'è Sara? Non ne ho idea. Ci siamo semplicemente risvegliati qui. Se accade qualcosa a Sara, che ne sarà del faro? Chi è Sara? Cioè, meglio, non l'abbiamo già incontrata, però Sara è la sola ragione per cui quelli di Lalivero ci hanno aiutato nella costruzione. Vi abbiamo affidato Sara per accelerare la costruzione. Forse è stato un errore. Yotem, io so solo che Sara non è rimasta sotto quella tempesta. È vero? Sara c'era stata affidata, quindi l'abbiamo difesa da ogni pericolo. Avete fatto bene, ma dove si trova Sara ora? Probabilmente non molto distante dalla fonte della tempesta che ci ha colpito. Geco, dobbiamo andare nel deserto a cercare Sara. Se andate nel deserto, fate attenzione su quel ciclone. Noi non siamo riusciti a evitare le tempeste. Ma altri sono riusciti ad attraversarle.
Non so come vi siano riusciti, ma hanno fermato le tempeste usando dell'acqua. Come si può fermare una tempesta con dell'acqua? Credo di aver capito, ora riposatevi. Aspetta, Yoda, c'è qualcos'altro che devi sapere. Ditemi. Le tempeste sono causate da dei mostri. Com'è possibile? Gli altri hanno ucciso quei mostri, così si sono salvati. Ma chi sono? Quando si interrompeva la tempesta, quelli procedevano, ma poi ne arrivava un'altra. Avevano strani poteri. Noi dovevamo portare dei barili pieni d'acqua. Ma trasportare quei barili era estenuante, così quei mostri... Basta così, ora riposatevi. Sono pericolosi, uccidete quei mostri e proseguite sulla vostra strada. Grazie per l'aiuto, avete svolto con onore il vostro compito. Quelli di cui ha parlato saranno quelli che stiamo seguendo, Geco? Anch'io ho avuto questa stessa impressione dalle loro storie. Dobbiamo trovare Sara al più presto. Allora dovremo attraversare il deserto di Suala e trovare i vostri avversari. Andiamo, vediamo se c'è qualcosa. Qui non c'è nulla, anzi aspetta, già che ci siamo. Sara era poco dietro di noi, penso che sia sana e salva. Sara dovrebbe essere nel deserto, altrimenti forse loro... Mentre si trovavano nella tempesta, una colonna d'acqua è salita verso il cielo. Dopodiché la sabbia è scomparsa. Ma era molta più acqua di quella che contenevano i barili. L'acqua aveva mica questo aspetto? Allora, vediamo che cosa hai tu. Ok, un cristallo psichico è ben accetto. Poi 1500 è proprio nulla. E la goccia di vita ovviamente la prendiamo noi a 3000. L'armeria non c'è, qua c'è solo la chiesa e la locanda.